Attesissimo, Filippa. Molto. Un mito del cinema mondiale. Abbiamo preparato delle immagini che ti voglio dedicare, Filippa. Guarda, così lo introduciamo con questa immagine. Prego. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Non sono uno stronzo, sono il re degli stronzi. Sei il migliore. Yeah. Grazie, Danny. Filippa. Uno degli attori francesi più celebri al mondo durante la sua carriera, che dura da 30 anni, ha recitato in più di 50 film, ha vinto un César come miglior attore. Chiamalo tu, Fabio. Vincent Cassel. Benvenuto, grazie. Eccolo qua, che tempo che fa! Grazie molte. Grazie a lei. Ti accomodi, grazie molto. Dunque, noi intanto diciamo subito che grazie anche perché ha accettato questa conversazione in italiano. Penso che sarà più presto così, no? Sì. Con il traduttore, sennò... Ci divertiamo intanto. Sì, vediamo. Sì. Grazie davvero moltissimo. Beh, abbiamo scelto questa musica per farti entrare... Sì, mi ricordo. Assassin della Police, sì, dell'odio. La verità, c'è una parte del mix che è il mio fratello, Rockin' Squat, del sì? gruppo Assassin, sì. Ah, ok. Il mio fratello fa rap. E poi c'è sotto Edith Piaf... Perché la frangia, no? Mamma mia, che, sì. Che cosa pazzesca, eh? Come stanno bene sempre insieme queste cose? Diverse, sì. Apparentemente. Sì, però fa parte anche dell'hip hop. C'è questa cultura di misturare tutto. Di mischiare tutto. Beh, tu mischi proprio tutto nella tua vita, no? Nel senso che adesso, per esempio, io ho trovato bellissima questa idea, che non sapevo, cioè che vivi a Rio. Vivo a Rio, a Rio de Janeiro. Sì, a Rio de Janeiro. Chissà che noia, ragazzi, la vita, eh? Che tristezza! Però questo no. Non è Rio, questo no. È... Ma cosa lo riconosci che non è Rio, scusa? Ah, no, questo è Tahiti. L'immagine... No, no, certo, immagino. Tahiti. Sì, questo è Tahiti? Sì. Scusa, da cosa lo riconosci che è Tahiti? Dalla sabbia? Sì. No, perché mi ricordo di queste onde. Ah, l'onda! Ah, perché io guardavo quella, scusa. Ah, scusa, no, quello è Rio, quello è... E Morea e quello è Tahiti Iti. Perché lui fa surf, capito? Cioè non gli manca niente. A me quello che fa rabbia, lo dico con molta simpatia perché noi non ci conosciamo, però insomma, no, che cioè, io sono un po' più vecchio di lui, però cioè, guarda come fa surf. No, però io 2 anni fa, che avevo la tua... Io ho 53 anni... Cioè, 2 anni fa non facevo surf. Ah. E 15 anni fa? No, neanche, allora, capito? Senti, ma che fai a Rio? Come si vive lì? Guarda, Rio, il Brasile in generale è un posto veramente complicatissimo. Eh? La situazione lì è totalmente assurda. Io sto lì, vivo lì, però sono anche un turista, sono un parigino di Rio, sono un parioca. Un parioca, mezzo parigino, mezzo carioca. Esattamente. E, guarda, quando sono lì faccio anche qualche lavoro, ho fatto qualche film, qualche videoclip per gruppi di rock and roll o di musica brasiliana. Ma andare via dall'Europa, o meglio, andare a Rio, è sì. Una scelta di andare a Rio o è una scelta di andare via da un'Europa che secondo te magari è stanca? È stanca, però io sono europeo, sono pariginissimo, mi sento bene a Parigi anche, sono francese, però penso che qualche volta nella vita abbiamo un posto di cuore e per me era Rio da sempre.
No, stavo pensando che avevo letto da qualche parte che quando tu avevi vissuto a New York per un certo periodo, siccome dice sono parigino, dice che a un certo punto ti sei accorto di essere parigino quando eri a New York, perché a un certo punto ti è venuta voglia di camembert. È vero. E ha detto, ma io qui dove lo trovo? Cioè adesso... Tanti anni fa non c'era il camembert negli anni 80 lì. Però no, è vero, qualche volta un italiano fuori mangia la pasta, sì, no, il francese mangia il camembert. Sì, assolutamente. O il pane. Assolutamente. Dunque, volevo mostrare queste immagini da Ocean's 12, in cui c'è una danza che mi riporta a Rio, alla capoeira. Guardiamola un attimo, che è questa cosa è un mito. Guardiamola un po'. Pochi secondi. Capito, però tanti anni fa però. Oggi non so lo facevo ancora. Idea bellissima. Scusa? Un'idea bellissima. Guarda, che ho ricevuto il copione, ero in Brasile e c'era questa scena, però non c'era la capoeira, era una cosa più classica, diciamo. E ho chiamato Soderbergh, ho incontrato Steven Soderbergh, sì? regista, qui a Roma. E dentro della stanza dell'albergo ho fatto, guarda, conosci questo? Ah, meraviglioso! E l'abbiamo messo nel film. Un'idea tua. Senti, tu sei un attore molto fisico. Ho sentito un sacco di interviste che ti hanno fatto in Francia e c'è proprio l'idea, non a caso la danza è un'espressione fisica del corpo, e tutti dicono, Vincent è così, è proprio è danza anche quando non danza, cioè proprio questa forza nella sua fisicità, e non a caso preferisci sempre ruoli fisici e anche aggressivi, anche cattivi a volte. E ho letto una tua frase in cui tu hai detto, l'essere umano è fatto di contraddizioni e paradossi, anche se cerchiamo poi di mostrarci invece gentili e positivi, cioè ci sono delle convenzioni sociali per cui non è che possiamo essere quello che magari dentro vorremmo essere. Quindi il cinema invece è il luogo in cui si può essere paradossalmente sinceri mentre si finge. Qualche volta sì, però non tutti i film, c'è tanti film di divertimento e qualche volta c'è film che parlano della vita e delle parti più nere. Nere, sì. E mi piace più questo perché penso che è una riflessione della realtà più giusta, perché la vita non è carina, la vita è complicata e penso che è importante dentro di un divertimento di mettere qualcosa di vero. Assolutamente. Tu sei figlio d'arte. Sì. Tuo papà è stato, Jean-Pierre Cassel, è stato uno degli attori francesi monumento, cioè più popolari della storia della Francia. Grazie a lui. Ed era anche un grande ballerino, no? Sì. Un grande ballerino, io non lo sapevo, di Tip Tap, e ha fatto la controfigura faceva la controfigura di Gene Kelly quando era in tournée in Francia. No? La controfigura di che? Di Gene Kelly? Sì, però sì. Quando era veramente lui era veramente piccolissimo. Un ragazzino. E, ho letto che in casa tua quindi passavano persone incredibili, sì. Attori incredibili, personalità incredibili, fra cui Maria Callas per esempio. Sì. Ma tu te li ricordi questi? Sì, un po' di questa donna. Non mi ricordo più, però mio babbo mi ha detto che quando l'ho visto ho fatto caraca, e quanto è bella. Quanto è bella. ma tu avevi capito in che casa eri, in che famiglia eri, cioè avevi capito, insomma, respiravi quest'aria di palcoscenico? No, perché un bambino non pensa a queste cose. Quando cresciamo dentro d'un environnement. Un ambiente. Tutto parisse naturale e di fare questo mestiere dopo era per me una cosa naturale. Non ho mai pensato voglio fare l'attore,
Già faceva l'attore a scuola. A scuola, sì. Un po'. No, io sono ammirato dal suo italiano, no, devo dire, è una cosa... Vabbè. Se, tutti sappiamo, è stato sposato molti anni con Monica Bellucci, quindi l'italiano... L'ho imparato, no? L'ha imparato anche, sì. le vostre figlie. Sono italiane. Adesso hai una nuova storia, felicemente, che noi conosciamo, perché Tina è andata al Festival di Sanremo. Tina, sì. Tina è andata al Festival di Sanremo l'anno scorso, quindi sì, il pubblico, sì, italiano, eccola qua, la conosce, la salutiamo, insomma. Grazie per lei. Bene. Dunque, ti dicevo, no, dicevo del figlio d'arte. Poi, quando sei trasferito a New York, quando cercavi il Camembert, mm-hmm, in realtà tu non volevi fare l'attore, ma volevi fare il corriere in bicicletta? No. No, ho fatto il corriere in bicicletta per Hai fare fatto i soldi, in sì, no, perché New York è un posto meraviglioso, però una città che apri i brassi, si dice, no? Sì, il braccio. Però non le chiudi mai. Non le chiude mai, cioè braccia molto larghe, sì, ma che non abbraccia. Che è non un ti... posto dove devi lavorare molto per fare i soldi, allora facevo tutti i lavoretti che possibile, la verità. Senti, la carriera di un attore è fatta di tanti incontri, no? Scelti più che tutto, assolutamente, sì, e alcuni proprio determinanti. Nel tuo caso l'incontro, secondo me, è quello con Kassovitz, cioè importantissimo, che porta al successo con il film L'Odio, sì, un film spietato, no? Per certi versi, anche con tratti strani, perché poi aveva tratti quasi grotteschi di commedia e tratti drammatici, un film del 1995, sì, già, che racconta la guerriglia dei giovani delle periferie parigine, ma che anticipa quella che poi è la tensione sociale che abbiamo visto negli anni a venire. Sì, c'è un cammino. Beh, nel 95 non c'era niente di religioso, non parliamo c'era di questo, ancora... no, non c'era questo fanatismo. Religioso. Non c'era internet, non c'era il cellulare, il telefonino. Era differente, però il problema è il stesso. C'è una parte della popolazione francese, che è francese, però che non è riconosciuta. E questa rabbia ha fatto la situazione che abbiamo adesso in Francia. Però la Francia è un paese che mi piace anche perché è tanto misturato. C'è tante culture nella Francia. Nella verità, sì. Parigi è l'est e il nord di Parigi, dove vivo lì, è il posto il più misturato del mondo. Il posto più misto del mondo. Misto, sì, misturato. Sì, 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 misto del mondo. Beh, in Italia anche un po' Gomorra, no? Fa questo tipo di operazione con la serie. Senti, tu interpretavi, vabbè, indimenticabile Vince nel film. E io volevo vedere questa scena dove Vince interpreta il famoso monologo di Taxi Driver allo, sì, specchio, sì. Quel monologo fantastico, lo guardiamo insieme. Perché è bello guardarlo insieme a lui, capito? Ma dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Oh, ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! L'avevi mai sentito in italiano il doppiaggio? L'ho visto già in italiano. No, ma la cosa strana qui è che Non c'è la possibilità di vedere un film senza doppiaggio. Noi abbiamo questa abitudine, è vero, è rarissimo. Non è un'abitudine, è un problema. È un problema, sì, sì, hai ragione. Sì, sì, sono d'accordo. No, è un'abitudine. È una storia di educazione. Sì, sì, hai ragione. Devi sono d'accordo. Imparare. Sarebbe bellissimo, no, perché restituirebbe al cinema la sua funzione. Non è la stessa cosa. Ma certo, ma... Un'altra voce, un'altra cosa. A volte il cinema è arte, a volte no, ma certamente... Quando è arte non si può doppiare, cioè, hai ragione. Si può, ma perdi qualcosa. Sì, sono certo di questo. Sarebbe assolutamente meglio. Senti, abbiamo trovato queste fotografie di alcuni tuoi fan che si sono fatti tatuare il tuo volto, sì, sul corpo, proprio, guarda, Vince di dell'Odio. Paura. No, qui si diventa, sì, addirittura parte del corpo di altre persone. Beh, guarda, è una responsabilità.
Per me? No. No. Questo non è la mia responsabilità. Però la forza dell'immagine del cinema fa questo. Le persone, anche io quando vedo un film che mi piace, dopo sto sognando e alla fine metto il personaggio, e può essere anche l'attore, fuori dalla realtà. Però noi siamo solo attori. Che non c'è niente di veramente speciale. Senti, quali sono le scene, le tue scene indimenticabili del cinema? Del cinema? Sì, non necessariamente i tuoi film. Tante cose con Mastroianni, Fellini in generale. Il cinema italiano per me è... Questo sei wow. Tu, guarda. Questo che paura ancora una volta. Guarda, questo sei tu. Grazie. Non mi ricordo più. No, dicevi Fellini. Sì, Fellini, il cinema italiano in generale, Ettore Scola, anche il cinema americano-italiano. Ah, che bello che hai ricordato Ettore Scola. Sai che è una persona a cui abbiamo voluto tanto bene. Un genio. Un genio. Allora, saluto Silvia, una delle figlie di Ettore. Mancelli. Tutta questa epoca del cinema era per me la cosa la più bella del cinema mondiale. Ho letto invece che, cambiando completamente discorso, tutto a posto, quando hai degli amici a cui vuoi fare un regalo, regali delle amache, sì, per riposarsi. Sì, perché è buono per la salute. Sì. È un regalo positivo. Scusa, la domanda è questa, senza offesa. Sì. Ma cioè, regali anche gli alberi? No. No, però qualche volta ho fatto il regalo dopo sono andato alla casa, sì, per metterlo, perché sennò la Max sta là per tanti anni. Bene, mandiamo la pubblicità e poi continuiamo con Vincent Cassel. La tua giornata ha tutto un altro sapore se scegli il compagno di viaggio giusto. Come Pocket Coffee, una carica di piacere con vero caffè 100% arabica in un guscio di finissimo cioccolato. Pocket Coffee, il tuo compagno di viaggio. Lo trovi anche decaffeinato, per non rinunciare mai al tuo compagno di viaggio preferito. Grattugiare lo specchio è un'odissea? Prova Viraghini. Comodi e facili da grattugiare. Viraghini, lo spicchio comodo. Babbo Natale è ogni giorno più vicino con il calendario dell'avvento. Babbo Natale c'è. Aspettalo con la bontà di Kinder. Dalla ricerca Collistar. Trattamento Patch, il prodotto corpo più venduto in profumeria. In pochi gesti pancia e fianchi rimodellati con un'azione mirata. Così sottile che non lo sento. Trattamento Patch Collistar. Io guardo il risultato. E oggi la novità, i patch per ogni zona critica. Questo caffè lo dedichiamo a chi è sempre pronto a cambiare tutto, ma sa anche cosa non lasciare. A chi è così folle da affrontare qualunque sfida. E proprio per questo, a volte vince. Agli italiani che sono di casa in tutto il mondo e a chi li aiuta a sentirsi così. Verniano. Un caffè così non si prende, si sceglie. Che effetto hanno le capsule di caffè Verniano sulla natura? Nessuno. Buone per l'ambiente e buone per te. Bevi compostabilmente. Immagino vogliate sapere ciò che è successo al motel. Che è successo al motel? Un film di Catherine Bigelow. Era pieno di polizia, ci sono stati molti spari. Quando sono entrato, 3 ragazzi di colore erano morti. E secondo te chi è stato? La reazione al sopruso. Combattiamo una guerra, stanno distruggendo la città. Diamo per scontato che siete tutti criminali. La lotta nelle strade. Cambiamento! Sta arrivando! Cominciò in questa città. Non parlerai di questo ad anima viva, mai. Detroit, al cinema. Il basilico genovese D.O.P. ispira una ricetta che sa di vento, di mare, di tuoni come mortai sui pinoli. Tutto si confonde e il pesto Biffi è pronto.
Biffi e Biffi Bio. La natura ci ispira. Don Vincent Cassel! Senti, scusa, ma senza offesa sempre, sì. No, ma perché hai la... guardavo il viso, hai questa... Ah no, ma questa faccia non è la mia. No, appunto, no. È un po' da uomo lupo, capito? Un po' sì, da... però non è Wolverine. No, non è, no, non è uomo lupo, sto no. Sto facendo un film che si chiama L'imperatore di Parigi. Ah, ok. Che succede nella epoca di... il primo imperio. Del primo imperio, ok. Ah, quindi con Napoleone. Quindi, per questo, okay, sì. Quindi sei così, ok. No, era per capire la... Se, no, pensavo fosse un ricordo di Gauguin, quando, perché tu hai interpretato Gauguin. Sì, però un anni fa. Sì. Non mi ricordo più. Non ti ricordi? No. Però, però è vero che dipingi. Sì, ho provato per apprendere un po' a non essere, però non essere stupido. Comunque. Cosa vuol dire ho provato? Guarda, ho preso qualcuno che è venuto a casa e che mi ha detto, guarda, puoi... No. E che pittore sei? Come sei? Un professore. Che io? Sì. Io sono pessimo, però... Ah, beh, no, per sapere come ti giudicavi, era bello. No, però mi piaceva di farlo e per imparare un po' questo movimento. Bello quello. Queste sono le mie figlie. Ah, però, bello. Quella è la mia ragazzina. Sì, la tua fidanzata. E la fidanzata, e quello è io. Autoritratto, quello? Sì. Beh, però, c'è anche una certa somiglianza con Gauguin, bravo, sì, bella. Nel ruolo di Gauguin. Cioè. Nel ruolo di Gauguin, certo, bravissimo. Grazie. Senti, in 30 anni di carriera già hai sperimentato molti generi. In francese, anche in inglese, il verbo recitare è, si dice giocare. In francese? In francese jouer. In italiano? Recitare. Recitare. Sì. In inglese to play, quindi to so, play, yeah. giocare anche lì. Act. Tu canti anche? Canti? No. Oh beh. Ma canto nella doccia. Questo? Sì. Spore. Dove hai mai sentito cantare? Parole, scusa. parole. Ah! Io ti vedo per la prima volta. Guarda un po', come lo dice lui? Cioè, quale signore in estasi? Sì. È Roberto Lupo che faceva questa Alberto parte. Lupo, certo, c'è questa parte. No, ma voglio dire, ti continui a divertire a fare l'attore? Questa idea di gioco, c'è ancora? O è un... Ah, certo, no, hai bisogno di giocare per fare l'attore, sennò devi cambiare di lavoro, veramente. Assolutamente. Sì, questo fa parte del lavoro e di giocare. A proposito di gioco, tu hai fatto anche il doppiaggio di cartoni animati? Oh, sì, dei cartoni animati, di altri attori, ho fatto, sì. Tu hai fatto Diego, la tigre dei denti a sciabola dell'era glaciale. Sì. Poi hai fatto Monsieur Hood in Shrek. È vero. Sì, tante cose. Mi fa ridere una cosa, che quando lui guarda, ho letto su un giornale, non so se è vero, che quando guardi i cartoni animati con le tue figlie, dici, no ragazze, la vita non funziona così, gli rovini tutto il cartone animato. No, sì, un Miyazaki. Per quelli che conosci Miyazaki, sono dei cartoni animati più, più pazzo, più, sì, non c'è un buono, non c'è un cattivo, è più misturato. Sì, le cose di Walt Disney, di Pixar, sì, è meglio di dire la verità che no, il principe... No, non esiste, i principi non esistono. Dimenticalo. Però questa idea del gioco... E ce l'hai sin da ragazzo, perché sei stato iscritto a una delle più note scuole francesi di circo. Fratellini, che è veramente un nome italiano. Sì. Sì, Annie Fratellini. Guarda, faceva il giocoliere. Sì. No, però, Eh? Sì, per giocare così, non professionalmente. No, certo, non professionalmente. No, però ti volevo dire una cosa, per salutarci, no? Sì. Cioè, è tanto che non fai più il giocoliere. Sì. Sì, e questo è ancora più bello, perché... No, sai il gioco? Io non ci sono mai riuscito, sai quello con le... Non è tanto difficile. No, allora... Vuoi imparare? Adesso? No, vorrei che lo facessi... Fammi vedere... No! No, uovi sono pericolosissimi. O arance? L'arance? Preferisci le uova? No! Ma perché devo viaggiare dopo... Ah, ok. Arance? Vuoi? Ce la fai? Sì, dai! Prestissimo salutare, però, sono, sì. Sono... Non sono buono, però. No, allora, però abbiamo la musica, aspetta. Ah!
Grazie. Vincent Cassel!